Cesare Gridelli ha subito detto sì al nostro invito, a dimostrazione di una sua capacità di sintonizzarsi con l'opinione pubblica, come questi due libri in qualche modo dimostrano. Il suo lavoro in ospedale ad Avellino, ormai da tanti anni, prima in oncoematologia, adesso nella unità operativa complessa di oncologia, ne hanno fatto sì che insomma ne parlassero nel mondo per il livello, per la capacità scientifica, ma anche e soprattutto per l'umanità che Cesare, devo dire, ha messo sempre nel rapporto che ha con i tanti pazienti che non vengono soltanto dalla Campania, ma anche dalle altre regioni, non solo del Mezzogiorno, e che dimostrano fra l'altro che c'è una sanità pubblica di eccellenza che è in grado di risolvere i problemi senza dover necessariamente andare nei grandi ospedali o nelle grandi istituzioni sanitarie del nord Italia. E questo credo che sia un dato che noi dobbiamo in qualche modo sottolineare come amministratori. E poi io ho scoperto di essere nato praticamente nello stesso anno di Cesare, nel 1961, di essere ariete come lui, e quindi insomma ho questi due punti di contatto che mi sembrano effettivamente importanti, per cui insomma sono molto lieto che Cesare abbia accettato, diciamo, questo invito, che insomma magari ci saranno altre occasioni per incontrare anche più persone, e poi magari speriamo che, come dire, questo ragionamento sulla prevenzione che si fa magari anche partendo dalla tavola, non è soltanto questo, è un ragionamento importante, perché credo che la prevenzione consenta di aiutare moltissimo e di ridurre moltissimo quelli che sono gli impatti negativi, diciamo, della patologia, della malattia, e credo che questo sia il motivo vero per cui uno scienziato come lui, un medico come lui, scriva anche di questi libri. E, un ringraziamento a dottor Gambacorta per il cortese invito e ad Ariano. Io vi devo dire che come si è arrivato poi a questo discorso della cucina salvavita dei dolci senza rembiano. Vedete, io faccio un discorso che negli ultimi anni abbiamo assistito a un'evoluzione nel campo dell'oncologia e dei farmaci eccezionale. Questo però a duro costo, soprattutto in termini economici, con una sanità, soprattutto nel campo oncologico, con dei farmaci di altissimo costo. Abbiamo migliorato, si salvano più vite, è migliorata la qualità di vita dei nostri pazienti, è aumentata di molto la sopravvivenza dei pazienti che purtroppo non riusciamo a guarire per una diagnosi tardiva. Però va detto una cosa importante: ancora si muore e si soffre troppo nei nostri reparti, nei nostri ospedali. E questo deve partire da un punto legato al fatto che mentre si spende tantissimo per curare, si spende niente, pochissimo, per prevenire, e questo è il grave problema che esiste. Prevenzione significa prevenzione primaria, quindi una riduzione dei fattori di rischio. Facciamo molto poco per la lotta al fumo, vi parlo in particolare, vi contestualizzo poi alla nostra regione, no? Dove abbiamo per esempio sul fumo il maggior, mentre in tutto il nord Europa, nel nord Italia, ci sono dei dati che portano a fermare, anche a ridurre l'incidenza di cancro del polmone nei maschi, mentre invece nelle donne è in aumento. In Campania invece aumenta nelle donne e non si riduce nei maschi. Abbiamo anche la maglia nera dei fumatori con maggior numero di sigarette pro die, abbiamo i ragazzini più obesi d'Italia al di sotto dei 14 anni. Cioè abbiamo veramente delle grosse problematiche. E poi c'è la prevenzione secondaria, che invece significa, quindi la primaria, diciamo, quindi la lotta alle fattori di rischio, fumo, il problema ambientale, fumo di tabacco, alimentazione non corretta, e poi la prevenzione secondaria invece, che sono le diagnosi precoci. Purtroppo anche qui paghiamo dazi. Devo dire, al di là di tutte le nostre problematiche, la terra dei fuochi, la terra dei veleni, che facciamo
bene a combattere e che dobbiamo continuare a combattere, perché comunque è una vergogna e sono cose che bisogna comunque, per cui dove, tutti devono ribellarsi e dobbiamo aggiustare queste cose, però è da dire pure che nonostante questo, legato probabilmente ad altre problematiche di tipo anche alimentare, di altre cose, noi abbiamo però al sud un'incidenza di tumori nettamente più bassa di quello che esiste al nord e al centro dell'Italia, dove il nostro grave problema è che invece al sud si muore di più. E uno dei problemi, ce ne sono tanti, ma il principale per il quale si muore di più è legato proprio alla problematica degli screening, cioè delle diagnosi precoci, quindi la cosiddetta prevenzione secondaria che vi dicevo, che purtroppo nelle nostre popolazioni, quando arriva la famosa cartolina dall'ASL che vi invita a fare alle donne la mammografia, il pap test, l'HPV per il cancro del collo dell'utero, e a tutti i maschi e femmine arriva il fare la provetta e fare il sangue occulto nelle feci, purtroppo nella gran parte dei casi queste cose vengono buttate per mancanza di tempo, per paura di sottoporsi a questi esami. E quindi noi paghiamo dazio perché abbiamo delle percentuali di adesione a questi programmi molto più bassa rispetto al nord, e quindi i nostri tumori purtroppo non vengono presi in una fase molto più tardiva e quindi si muore di più. Quindi al di là che dobbiamo aggiustare tante cose, ma soprattutto l'invito è aderire a questi programmi di screening, anche se ci sono dei dati adesso nella nostra regione, anche nella nostra provincia, dove i dati stanno migliorando perché si sta investendo di più. Bisogna investire sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Detto questo, la problematica, io faccio l'oncologo, l'hanno detto tutti, mi faccio un altro lavoro, però vi devo dire che sono tre problematiche. Prima, la consapevolezza che un tumore su tre è legato all'alimentazione, 30-35% è legato a un'alimentazione non corretta. Ogni visita con i pazienti, i familiari, vi assicuro che la domanda è sempre la stessa: che cosa dobbiamo mangiare, il tumore c'è venuto perché abbiamo mangiato in un certo modo, quali sono le problematiche che possiamo avere invece mangiando questo, mangiando quello. Terza cosa, lo dicevamo, la problematica delle fake news, cioè delle sciocchezze, delle idiozie che si sentono in giro sull'alimentazione, sul tumore, il mangiare, il forno a microonde fa venire il cancro, non è vero, o tante altre di queste fandonie. Quindi, preso un po' da tutta questa situazione, e poi soprattutto anche una grossa passione per la gastronomia, perché da anni sono un appassionato di questo, quindi è nata l'idea poi di cominciare inizialmente a riassumere in un libro di appunti con cui dovetti litigare con il mio primo editore, che è Il Pensiero Scientifico, che è una piccola casa editrice con cui facevo dei lavori scientifici, e alla fine mi accontentò e mi disse pure: professore, io lo faccio proprio per accontentarlo, ma questo libro non lo leggerà nessuno, soprattutto lei ha messo in cucina contro il cancro in copertina, la gente appena leggerà il cancro cominceranno a toccarsi da tutte le parti, fare corna, amuleti, cioè quindi lei, insomma. E invece vi devo dire che questa cosa è partita in questo modo e poi ha avuto un crescendo di informazione, perché poi mi sono accorto e ci siamo accorti per i tanti inviti come stasera, che in effetti non è vero che la gente non lo vuole sapere, la gente lo vuole sapere e vuole capire come comportarsi, come nutrirsi, come mangiare, come alimentarsi. Poi da questo discorso poi è partito che dopo questo primo libro, che è stato un best seller, cioè nel senso che soprattutto per essere un libro di settore ha avuto un grande richiamo mediatico, è stato alla Felcinelli di Napoli il più venduto per un mese a Piazza dei Martiri, ma comunque ha avuto un grossissimo riscontro, però era un libro un po' tecnico, più per addetti ai lavori, anche se molto semplice, e quindi venne l'idea della Felcinelli, che mi contattò con la Gribaudo, che è la sezione della Feltrinelli, dice: professore, questo libro è interessantissimo, l'argomento lo dobbiamo rendere, però deve essere un vero e proprio libro di ricette, un libro di ricette perché deve entrare molto di più nelle case, quindi praticamente, e quindi l'idea nella cucina salvavita, il secondo libro, di mettere le schede tecniche su quello che fa bene, quello che fa male, come fare la frittura, come fare la grigliata, intercalata tra una serie di ricette da me provate personalmente, che praticamente proponevano questo tipo di alimentazione, un tipo di alimentazione che vi dico che è legata fondamentalmente a una dieta equilibrata,
dieta mediterranea, ma soprattutto che si batte su quelle che sono le problematiche, la qualità di quello che mangiamo. Quindi attenzione, noi mangiamo purtroppo troppi grassi animali, troppe carni rosse, troppi insaccati, mangiamo poche frutta e verdura, quindi poche fibre, beviamo anche un po' troppo alcol, ma non è solo la qualità di quello che mangiamo, ma è anche di come lo cuciniamo. E quindi ci sono particolari, ci sono alcune, per esempio in Sicilia, vi faccio un esempio della Sicilia più semplice, la Sicilia si frigge tutto, cioè ogni giorno c'è una frittura a tavola, quindi, oppure la cottura sulla brace. Tutto quel nero bello che vedete sulla carne, con la bella striatura, no? con il disegno della griglia, tutto quel nero, che è la parte poi più buona, sapida, legata, gustosa alla combustione dei grassi, in realtà purtroppo sono tutti sostanze cancerogene, benzopirene, idrocarburi policiclici. Allora qual è il messaggio? Il messaggio, attenzione, non è deve essere talebano, non è che queste cose non le dovete fare. Devono essere occasionali, perché se voi fate il pranzo domenicale, la grigliata il lunedì in albis, non succede niente, non è che il tumore arriva in quel momento mentre stai facendo la grigliata. Il problema è la quotidianità, cioè dovete fare attenzione di quello che fate, quello che mangiate tutti i giorni, perché vi assicuro, ci sono i dati che ci dicono che le famiglie italiane, il 60% delle famiglie italiane mangia le carni rosse insaccate 4 volte a settimana, ma basta che lo vedete guardando il carrello della spesa al supermercato, cioè nel carrello della spesa del supermercato voi trovate, vedete la cosa con le fettine per fare le cotolette, poi ci sono tutti gli affettati e i salumi, poi ci sta la confezione con le salsicce, poi ci stanno gli hamburger, quindi questo vi fa capire come la cadenza di quello che si mangia. E quindi lì è l'attenzione alla quotidianità di questa persona. E un'altra cosa importante poi da dire, e poi ecco l'ha detto prima il direttore Melillo, l'ho anticipato, c'è un terzo aspetto che è un aspetto molto interessante, che però è una potenzialità, cioè non bisogna pensare di curare i tumori con i frullati di sedano e carote, è una follia, si è fuori di testa, però in quello che mangiate, in molti alimenti, soprattutto nella frutta, nella verdura, nelle spezie, ci sono una serie di sostanze antitumorali molto molto efficaci, molto attive, antiossidanti. E vi faccio 2 o 3 esempi semplicissimi: tutto quello che c'è nel carciofo, eccezionale, la quercetina presente nella cipolla, nelle spezie, nel curry, che il curry è una miscela di spezie, è una bomba biologica di antiossidanti e antitumorali. Però perché è una potenzialità? Perché tutto questo, questa grandissima attività antitumorale è sviluppata e visto praticamente nei laboratori, sulle cavie, sulle piastre. Quello che manca, ma si sta cominciando a fare anche degli studi in questo settore, è la dimostrazione del beneficio nell'uomo, cioè capire, non è che potete mangiare 10 kg di cipolla al giorno per avere quell'effetto, quindi bisogna... Ci sono altri effetti nefasti e negativi, però questo vi fa capire che effettivamente se vedete dei dati sono veramente eccezionali, molto molto interessanti questa attività antitumorale. Farmaci, lo accennava sempre il direttore prima, sono per esempio dalla curcuma, che è questa polvere giallastra, c'è la curcumina che è un antitumorale potentissimo, l'unico problema è che si assorbe poco per bocca e quindi ci sono una serie di fattori, di studi, ma dalla curcumina si stanno sviluppando dei farmaci anticancro addirittura. Le più grandi company stanno facendo farmaci partendo dalla quercetina, dalla curcumina, quindi questo vi fa capire che effettivamente questo terzo aspetto potenzialmente è molto, ma molto interessante. Quindi questi sono i 3 aspetti fondamentali. La cucina salvavita è uscita l'anno scorso a marzo, un libro che è andato molto bene, ma un libro che è andato ancora meglio, ma probabilmente l'argomento, il boom che abbiamo avuto è con la cucina salvavita, l'ho scritto con una giornalista del Mattino, invece il secondo che si chiama Dolci senza rimpianti, no? C'è un titolo molto, perché quando mangiare un dolce un po' di rimpianto, no? Ci sta sempre qualcuno poi pensa a quello che ha mangiato. Scritto con Antonietta Polcaro, che è qui presente, che è un'amica, ma poi una bravissima pasticcera, non professionista, che non lo fa di professione, ma vi assicuro, bravissima. E quindi l'idea era venuta anche per i dolci, perché avevo pensato, ma tutto il discorso che abbiamo fatto per la cucina salvavita normale, ma nel mondo dei dolci vale lo stesso discorso, perché i dolci, tutti mangiano i dolci, ma soprattutto sempre lo stesso discorso, esatto, ma il problema non è il dolce della domenica, cioè voi fate il pranzo in famiglia, poi vi mangiate la classica pasta o la fettina di torta, quello non è un problema. Come io dico sempre, riflettevo
anche lì c'è il problema, come per le carni oppure le modalità di cottura, della quotidianità, perché non è solo il dolce della domenica, poi ci sarà il sabato sera, andate a cena con gli amici a fare la pizza, il dolce poi lo prendete sempre, fate la colazione al mattino, moltissimi fanno la colazione col cornetto al bar, e quello è un dolce, o con i biscotti tutte le mattine comprati, oppure la merendina il pomeriggio. Quindi vedete, alla fine non diventa l'occasionalità del dolce, del dolcino domenica, ma diventa praticamente la quotidianità di quello che fate tutti i giorni. E quindi l'idea di affrontare anche per i dolci per il problema, e quindi dopo una trattazione molto interessante che ritengo, perché non c'era mai stato questo, trattare tutte insieme le problematiche delle farine, le integrali, il raffinato, gli zuccheri, lo zucchero di canna integrale, la problematica dell'aspartame, no? Quindi di tutti i problemi dei dolcificanti, i coloranti naturali, dei chimici, i lieviti, veramente i grassi, quindi, e quindi l'idea di provare, vedere di fare dei dolci avendo delle accortezze, per esempio usare le farine solo integrali, o mettere la canna integrale o la stevia, per esempio, che è un dolcificante di origine vegetale molto molto interessante, eliminare il burro che è ricco di grassi saturi, quindi di colesterolo, e sostituirlo con l'olio, il sano olio extravergine di oliva. Quindi questo mi faceva capire praticamente come era possibile fare queste cose. E qui poi è partita questa sperimentazione che è durata un anno, il libro è uscito l'8 marzo con Antonietta, dove a parte questa parte poi diciamo teorica di trattazione, io organizzavo quello che poteva essere, abbiamo rivisitato i più grandi classici, che può essere dalla torta Sacher, che può essere dalla da quella la pastiera, ma di dolci, cake, tutti, la gran parte dei dolci, cannoli, dei dolci più vari, dove si partiva da questa idea salutista di base con quelle sostituzioni, poi toccava a Antonietta praticamente vedere come c'è, e i dolci venivano provati una volta, due volte, poi capitava pure come col babà, in cui abbiamo capito che non si può fare senza le uova, perché non utilizziamo le uova, e quindi senza il burro, e quindi di conseguenza il babà non è riuscito, ma tutti gli altri vi assicuro erano molto gustosi. Perché? Perché fondamentalmente l'obiettivo di questi libri è far capire che poi alla gente che mangiando in modo salutare, non è detto che per fare prevenzione a tavola bisogna mangiare male, bisogna mangiare in bianco, e quindi bisogna mangiare come purtroppo qualcuno sarà capito di mangiare quando non sei in ospedale. Non è una cucina ospedaliera la cucina salutare. Questi libri sono invece la dimostrazione, sia la cucina salvavita ma anche per i dolci senza rimpianti, che invece la possibilità di poter, cioè, di poter mangiare bene, ma mangiare anche in modo invece salutare, e questo è fondamentale. Io vi dico, alla fine tutta questa cosa non è un'operazione commerciale, io lo dico sempre per chiarire, perché di fondo il ho scoperto, lo racconto sempre, che su l'edicolante, quello della libreria, per esempio ho fatto felice l'edicolante fuori l'ospedale, no? Perché il qua l'ha capito subito, si è preso i libri, cioè lui su ogni libro guadagna 3 euro, io guadagno 50 centesimi, quindi per un professionista che fa la sua attività molto affermata, quindi figuratevi, i 50 centesimi di un libro non mi cambia assolutamente la vita, non è sicuramente meno quello lì, però è un progetto in cui credo molto, perché penso sia molto importante. Infatti io dico sempre, quando organizzo questo, chiedo sempre che i libri possano essere poi in vendita. Perché? Perché quando si chiacchiera, queste chiacchierate poi rimangono delle parole, poi chi si ricorda di andare a prendere il libro, portare invece il libro a casa ha un senso, perché entra nelle cose. E ci sono dei programmi anche molto interessanti di alcuni sindaci, per esempio c'è il sindaco, abbiamo presentato il libro alla Feltrinelli di Pavigliano d'Arco con Antonella pochi giorni fa, e dove il sindaco che Raffaele Russo, che era il direttore della in pensione della medicina d'urgenza del Moscati, che è un sindaco molto illuminato, il quale praticamente già per la cucina, se la cucina contro il cancro l'aveva fatta, ma pure per la cucina salvavita, adesso per i dolci senza rimpianti, acquista un numero di copie, 300-400 copie, e poi fa una progettualità in cui lo distribuisce nelle scuole superiori, nelle scuole medie, perché parte dall'idea, e questo glielo lo sappiamo bene, che parlare di queste cose bisogna
farlo e partire quando c'è ecco, la formazione, perché poi molte volte i giovani poi tornando a casa danno qui, perché poi siete voi mamma che poi fondamentalmente fate la spesa, cucinate e dovete abituarli, e vi dico poi alla fine quello che arriva poi lo stile di vita, l'abitudine nasce proprio da bambini. Un altro esempio che io faccio sempre è del mio nipotino, che c'è una madre molto illuminata, il quale l'ho abituato a fare gli spuntini con il pane e la marmellata, con la carota, per cui se voi gli proponete, gli volete dare la merendina il pomeriggio, dice no, zia, ma che mi dai, dammi una carota, e lui si mangia la carota perché si è abituato a quel gusto della carota da piccolino. Quindi vedete come è importante passare attraverso proprio l'educazione dei bambini, e quindi ci vuole questa simbiosi. Quindi io penso che sia un aspetto molto molto importante, e tra l'altro anche poi sul discorso della prevenzione, poi Antonietta Polcari che qui con noi è andata oltre, nel senso che poi ha creato un blog, quindi molto interessante, che si chiama Il Mondo di Antonietta Polcaro, dove poi sta su Facebook, lo trovate, dove praticamente sta portando poi avanti questa parte, poi facendo dei video molto interessanti sulla, poi live sulla realizzazione poi di queste ricette, ma parlando non solo di quello, parlando anche di altre problematiche della salute, soprattutto rivolto verso le donne. E quindi io penso che questo proprio devono essere gli strumenti, cioè noi dobbiamo diffondere l'idea e il messaggio della prevenzione primaria sui fattori di rischio e secondaria sugli screening, e solo così potremmo avvicinarsi insieme anche ad altre cose che poi riguardano la politica sanitaria, però vi assicuro sulla prevenzione, se noi riusciamo, ognuno di noi riesce a impattare in questo modo anche personalmente, combattendo personalmente il fumo, l'alimentazione scorretta, solo così potremo migliorare questi dati, oltre a quelli che sono i programmi di screening, sulla mortalità purtroppo che affligge oggi le nostre popolazioni. Quello che da sempre qualcuno sottolinea, la necessità appunto della spesa quotidiana, questo problema che molto spesso andiamo al supermercato e ci riempiamo il carrello con spese che magari diciamo sembrano delle scorte dell'anteguerra. Questo naturalmente ci porta ad acquistare prodotti a lunga conservazione, che fin quando sono i surgelati, oddio, insomma, passi pure, ma quando poi andiamo nei prodotti conservati, diciamo, sì, chiaramente parlavamo prima dei nitriti, dei nitrati, di tutto quanto, insomma, chiaramente il contatto con questi prodotti, con queste confezioni, che non sappiamo quanto possono incidere anche negativamente nella conservazione del cibo. E quindi, dicevo prima, una certa inversione di tendenza e nello stile di vita sembra delinearsi. Ma io per concludere vorrei fare un'ultima domanda che avevo larvatamente accennato nel preambolo. Oltre a queste trasmissioni che parlano appunto di cucina, noto sempre di più queste presentazioni sempre alla televisione di prodotti a dir loro miracolosi. Credo che questo sia un grosso problema, perché molto spesso ho visto che le promesse che fanno questi prodotti sono, dal nostro punto di vista come medico, ridicole, io le etichetto, però naturalmente il paziente, il cittadino, l'utente televisivo chiaramente può essere facilmente abbagliato da queste presentazioni. Per cui volevo un attimo chiedere al professor Gridelli, in effetti a che punto siamo nella possibilità che questi prodotti, questi elementi favorevoli, questi elementi positivi dell'alimentazione possano essere trasferiti, non dico in una compressa, ma quantomeno in prodotti integratori o farmaci, per poi
diciamo, averne un ritorno pratico favorevole. Questi integratori, tutto il campo della nutriceutica, e quindi non hanno una necessità di dover dimostrare nulla per andare in commercio. Quindi quello fa la compressa d'aglio e dice poi, perché l'ha visto in laboratorio, perché è vero in laboratorio, che l'aglio fa abbassare la pressione, riduce i livelli di colesterolo, per cui mette la sua azienda, produce le compresse d'aglio, le mette nelle parafarmacie o nelle farmacie, la gente paga, qui nessuno interviene perché fondamentalmente ne paga la gente. Se invece vuoi fare un farmaco che dimostra che abbassa il colesterolo, prima di metterlo in commercio ne devi sperimentare 1000 per farne uno, e ogni farmaco con dei costi che saranno perlomeno di 100 milioni di euro per portare un farmaco sul mercato, perché hai dimostrato veramente che abbassa, non nel laboratorio su 3 casi con cui dicono loro, ma che ha dimostrato in sperimentazioni cliniche regolari, controllate su migliaia di persone che hanno veramente quell'effetto. E quindi qua c'è il grande business di questi prodotti, e mentre prima era un fenomeno solo di farmacia, tu le trovi in farmacia, ora ci sono dei ciarlatani che trovi in televisione, che scrivono libri, che vendono milioni di copie, e dove dalla base poi del libro, fortunatamente stanno, almeno quelli che vanno più in voga, mo che ne sono un paio, sono denunziati alla Procura della Repubblica, espulsi dall'ordine dei giornalisti, e quindi ci sono delle cose, perché alcuni non sono manco medici, uno si definisce un giornalista, che però dice che se compresse per la sua, il signore che stava lì, testimoni falsi, gente che va in trasmissione. Il problema sono le televisioni che quello paga, fanno dei circuiti nazionali dove vanno in tutta Italia praticamente, e bombardano la sera la gente con questi finti testimoni che dicono che lui è guarito seguendo il libro e pigliando questi prodotti che deve comprare lì da questa persona che ha messo su una ditta che produce questi integratori. Vedete, questo contiene curcuma e altre due, tre, la bromelina, altre due cose, tipo 100 euro, una cosa del genere, quella se la comprano, e poi va il finto testimone che va là, il quale dice, anche purtroppo con nostri colleghi prezzolati che vanno là, dice sì, il mio paziente per esempio, gli ho consigliato di comprare il libro del professore e di aver e questo fa la sua recita dicendo che lui è guarito dal tumore, dalla pressione alta, si è abbassato il colesterolo, le emorroidi, ed è anche diventato superdotato rispetto a quello che era, pigliando questa cosa. Quindi immaginate che succede nell'ambito di queste cose. Purtroppo è un grosso problema che ci sta, però purtroppo è un problema legato alla nostra legislazione, che ogni cosa che viene venduta con un fine medico dovrebbe essere assolutamente, o è dimostrato in studi come per i farmaci, proprio che non vengono considerati farmaci ma sono considerati integratori, possono fare quello che vogliono praticamente. Questo è il problema, e non c'è nessuna dimostrazione, perché vi dicevo prima, non sappiamo, ci sono degli effetti che sono in laboratorio ma che non sono dimostrati negli studi ancora nell'uomo. Un'ultima domanda flash che credo interessi tutti: il vino. Guardate, il vino è un altro, è pure un paragrafo del libro in cui c'è solo il perché. Perché fondamentalmente il vino, ma anche la birra, contengono una serie di sostanze molto utili, molto interessanti. Il vino ha degli antiossidanti, in particolare i polifenoli, in particolare il resveratrolo, che sono delle sostanze che in laboratorio hanno dimostrato grande attività. Dal resveratrolo si stanno formando, sperimentando dei farmaci. Anche la birra, c'è il maltolo, che ha delle sostanze antiossidanti interessantissime. Allora noi c'è la possibilità anche di bere queste cose pigliandoci la parte buona. Quello che bisogna fare attenzione è non pigliarsi la parte cattiva, cioè non eccedere nelle quantità, nel problema legato all'alcol, e quindi sappiamo quando ne dovremmo bere. Quello che vi dico, dividete a metà per le donne, perché le donne possono pigliarne il 50% e quello che piglia l'uomo per problemi di metabolismo, e fondamentalmente quello che viene considerato ragionevole è circa un quarto di vino al giorno, cioè sarebbe una coppa, un bicchiere di vino a pranzo e un bicchiere di vino a cena. E poi c'è anche degli effetti positivi sulla circolazione, sui livelli di colesterolo, però l'importante sono
le quantità. Se eccedete poi invece si va nell'altro problema.